Io starò rigorosamente nei tempi, forse anche qualche minuto di meno, e vorrei cominciare con una considerazione che riguarda la semantica. Tra le tantissime cose che irrompere sulla scena mediatica e poi anche all'interno delle coscienze di tutti gli esseri umani, questo giubileo della misericordia ha creato, c'è anche un beneficio legato ad una sorta di valorizzazione semantica del termine misericordia. Il termine misericordia, naturalmente tutti quanti voi sapete, è un termine che viene dal latino, cioè è dentro miserere, aver pietà e cuore e cuore. Queste due straordinarie parole, miserere, quindi nell'impianto originario un po' perduto nel corso del tempo, cuore utilizzato, devo dire, forse in modo infrattivo, soprattutto nel paradigma delle canzonette, hanno costruito una parola bellissima che è davvero disutile, almeno nel lessico comune, nel lessico che costruisce la interazione quotidiana. Io non trovo, non signore, negli articoli, nelle testate giornalistiche abbiamo degli esponenti di grandissimo prestigio della stampa nazionale che saranno premiati tra poco, ma la parola misericordia non la vedo ricorrere, salvo il rientro dovuto all'irrompere appunto di questa cosa immensa che è il video. Allora ho immaginato che potesse essere un esercizio interessante quello di applicare questa idea della misericordia alla politica, visto che questa è la mia dimensione quotidiana, questa è la mia, diciamo, attenzione più forte nella mia esperienza di vita. E qui c'è un signor Gasper che dice cose importanti sulla misericordia e sulla politica, interpretando appunto le parole di Papa Bergoglio. La misericordia è la buona politica, è buona politica, nel senso che lui sottolinea la necessità di una povertà della politica, ma sono parole che il Papa ha più di una volta tradotto in percorsi meditativi particolarmente intensi, particolarmente importanti. Ma che vuol dire la trasposizione di questo concetto all'interno dell'agire politico? Vuol dire non fermarsi alle emozioni, ma muovere i piedi, allargare le braccia, uso le parole di Gasper, per andare incontro alla gente, per andare incontro al popolo, per andare incontro a chi ha bisogno. In fondo questo è che deve fare la politica, il bene comune, da tutte le ideologie, e che cosa resta? Resta la tensione verso il bene comune, che a ben vedere, peraltro, è la vocazione primigenia della politica. Le ideologie poi sono state forse un'alterazione. Quindi la misericordia è un comportamento attivo che combatte l'ingiustizia, combatte la povertà e fa sì che nella distribuzione dei beni del creato vi sia un criterio di equità. In fondo non è una cosa complicata da raccontarsi, non è una cosa complicata da capire per la politica. Il problema è che molto spesso non capisce, insomma, si perde per labirinti che non hanno il senso del suo stesso essere, diciamo, strumento di mutamento della realtà di rivoluzione, una parola
che qualche volta spaventato, ma che credo dovremmo imparare a recuperare nel senso